Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di valutazioni. Per approfondiamo insieme, oggi parleremo di valutazioni, cioè vi darò qualche dritta o qualche suggerimento su come orientarsi nel mondo dei vari valutatori del vino. Vi sarà sicuramente capitato di leggere su delle etichette, su delle bottiglie, oppure su delle riviste o anche tramite la pubblicità in televisione, che determinati vini ottengono dei punteggi dati da varie riviste del settore oppure da enologi o anche da degustatori. Ecco, qui vorrei darvi appunto una qualche dritta per cercare di orientarvi, anche per fare in modo di farvi scegliere sempre un vino che sia adatto alle vostre esigenze. Prima di cominciare, ovviamente, vi ricordo che li approfondiamo insieme, sono contenuti tutti all'interno della playlist, vi invito a vederli se vi siete persi qualche puntata precedente e di condividerli anche con i vostri amici in modo che possano essere anche loro informati su vari aspetti che riguardano il mondo del vino. Bene, quindi torniamo al nostro argomento e partiamo dicendo quello che per me è una cosa fondamentale e che ho già ribadito in diversi video: il miglior vino del mondo è quello che a voi piace. Quindi partite dal presupposto che se scegliete un vino da bere e se questo vino vi piace, sicuramente non avete sbagliato nella scelta. Quindi per quanto uno possa leggere giudizi, recensioni, se uno trova piacere nel bere quella bottiglia fa benissimo a continuare a farlo. Poi ecco, c'è un secondo ambito che è una scelta di un vino alla cieca, cioè io mi trovo davanti, sempre siamo nella nostra famosa cantina o nella nostra, nel nostro supermercato, il nostro scaffale del supermercato, e dobbiamo scegliere un vino di cui magari non conosciamo nulla se non le poche informazioni che riusciamo a trovare sopra l'etichetta. Ecco che viene naturale quasi andare su internet o andare magari in libreria a cercare dei libri o appunto dei siti che parlano di questi vini per andare a leggere valutazioni, recensioni e quindi un riscontro rispetto a quanto poi noi andremo a assaggiare una volta aperta la bottiglia. Bene, di valutazioni di questo tipo ce ne sono centinaia, ci sono tantissime riviste specializzate che danno i loro voti con varie scale e varie modalità. È chiaro che però non sempre tutti coincidono e orientarsi fra votazioni in decimi, in centesimi, in ventesimi addirittura o con simboli potrebbe diventare piuttosto complicato. Ora quindi oggi vi do una qualche dritta su le valutazioni che vanno per la maggiore, quindi che potreste trovare un po' più spesso all'interno appunto di sopra le bottiglie o su internet, in modo che abbiate dei punti di riferimento per sui quali poi muovervi. Arriviamo quindi a parlare delle scale. Quello, come vi dicevo prima, le scale possono essere su base 100, su base 10 o su base 20. Queste sono le scale che normalmente vi potrete ritrovare. E dopo invece non scale numeriche ma simboliche, ad esempio bicchieri, stelle o altre, diciamo, categorie o tipologie di simboli. Le scale su base 100 sono quelle più utilizzate, infatti ad esempio in ONAV si usa una scala a base 100. Questo perché? Perché le scale a base 100 permettono una migliore e una più facile discrimine sia delle voci, come numero su 100 punti posso valutare più parametri, ma danno anche una certa variabilità a questi numeri. Quindi permettono di dare delle valutazioni sulla singola voce per creare un po' di discrimine. Perché dico
teoricamente, perché poi nella realtà, con l'andare avanti delle tecniche di vinificazione e anche con l'attenzione che adesso c'è all'interno del mondo del vino, difficilmente si può trovare dei vini che scendano sotto determinati punteggi. Per darvi una indicazione molto di massima, è difficile oggi, e poi lo vedremo anche nelle scale che andremo a vedere, trovare un vino che prenda meno di 70 punti. È veramente molto raro. Un vino sotto i 70 punti comincia a essere descritto come un vino con dei difetti pesanti, e quindi è per questo che già se togliamo di fatto i 70 punti o i 60-70 punti di base dalla scala, ecco che tutti i vini stanno dentro i 30 punti, quindi i 30 punti che mancano ad andare a 100. Quindi anche qui, come vedete, si restringe molto il campo di differenziazione all'interno del mondo del vino. Scale su base 100, allora ovviamente partiamo da quella ONAV, che è quella che io più che uso quando appunto faccio le degustazioni, ma se invece vi trovate appunto su internet oppure sulle bottiglie, troverete ad esempio Robert Parker, che è un appunto un appassionato, un esperto di vini, che ha fondato anche una rivista dal quale poi recentemente anche uscito, che è Wine Advocate, che appunto assegna una votazione in base 100. Abbiamo anche quella di Wine Spectator, un'altra rivista di settore sempre americana. Oppure abbiamo anche Luca Maroni. Luca Maroni è una sorta di degustatore di vini un po' particolare, perché è uno che valuta molto l'aspetto sensoriale del mondo del vino. Lui attribuisce, a differenza di appunto delle riviste specializzate che abbiamo denominato prima, che usano un metodo molto similare a quello comunque dell'Associazione degli Enologi oppure di ONAV stessa, quindi una votazione sulla base di determinate caratteristiche visive, olfattive e degustative, lui usa una formula abbastanza complessa. Vi lascerò poi il link sotto in descrizione, in modo che voi possiate andare a leggere, perché da raccontare è piuttosto lunga, che comunque si basa su dei criteri più, diciamo, sensoriali, più gustativi. Ecco, quindi lui va a valutare la piacevolezza del vino partendo appunto da un discorso di caratteristiche, di sensazioni che esso restituisce. Difetti appunto delle scale da base 100, quelle alcune ve le ho già accennate prima: la ristrettezza, cioè essendo che oggi i vini sono comunque di medio-alta qualità a livello di, cioè quindi non hanno difetti, non dovrebbero quantomeno avere dei difetti eccessivi, ecco che le scale partono di fatto quasi tutte da 70, cioè sotto il 70, se voi andate a leggere, vi viene sempre parlato di un vino non raccomandabile, oppure un vino che presenta dei difetti, o dei vini che non sono scarsi, quindi sotto la media. Ecco, e già questo vi dovrebbe un po' accendere qualche lampadina. Inoltre, le differenziazioni che ci sono: non è detto che un vino che vale 95 per una scala sia lo stesso per un'altra. Vi faccio un esempio: se voi prendete la scala di Wine Spectator, i vini migliori stanno in un punteggio da 95 a 100, mentre invece Robert Parker fa 98-100. Ecco, già qui su 95, se per una rivista sono vini, diciamo, di prima fascia, per un'altra rivista sono già vini di seconda fascia. Se poi ad esempio prendiamo anche altre riviste ancora, non è detto che un vino appunto che prende determinati punteggi corrisponda poi effettivamente a più o meno qualità. Oppure bisogna anche considerare il fatto che molto spesso bisogna stare anche attenti quando si compra. Magari quel voto il vino l'ha preso in una determinata annata, e in un'altra annata non lo ha
ripetuto, ecco, quindi questo perché non, magari non è stato assaggiato, oppure perché ha preso una votazione diversa, ecco, quindi attenzione, normalmente quando ci sono questi voti si riferiscono a determinate annate e non al vino tout court indipendentemente dall'annata, quindi occhio anche a questo particolare, vale sia per le scale su 100 ma anche sulle altre scale. Vediamo ad esempio un esempio invece di scala a 20, che è quella di Jancis Robinson. È una scala base 20. Ho provato su internet a cercare di capire su che cosa si basi questa scala. In realtà non è così ben chiaramente descritta nel suo sito. Parla diciamo una sorta di confronto che avviene all'interno tra lui e lo staff, o comunque tra le persone che degustano, e in realtà poi credo che sia una scala più orientata a un discorso di piacevolezza di bevuta, ecco, non tanto di caratteristiche organolettiche quanto di, diciamo, un quanto ti piacerebbe bere di nuovo quel vino, quanto ti ha impressionato nel suo assaggio. Ecco, quindi ci riferiamo a questo tipo di caratteristiche. E in qua, anche qui, un vino che prende 12, quindi i 60 di fatto dell'altra scala su 100, viene considerato come un vino difettoso o sbilanciato. Un vino che prende 13 o 14 comincia già a essere un vino non particolarmente interessante. Ecco, quindi di fatto, nella realtà, sia che siamo su base 100 che su base 20, la scala di valutazione è assolutamente la stessa. Quindi di fatto buona parte dei voti sono mangiati da una sorta di spazio dove è il minimo, diciamo, sindacale che tutti i vini dovrebbero garantire. Passiamo poi invece ai voti, allora voti in base 10, allora voti in base 10, per esempio quella la scala che utilizzerò io a partire da settembre, nella realtà possiamo dire che è una è come quella su base 100 ma tolto uno zero, cioè di fatto i voti sono più o meno gli stessi. Forse una valutazione in base 10 ci ricorda un po' più i voti di scuola e quindi è più immediatamente comprensibile. Sicuramente discrimina un po' meno, perché ovviamente un voto su base 100 avendo il 98, 95, 80, 85, 80, 95 discrimina di più rispetto a 10, 9, 8, però per avere un'idea di massima è sicuramente più immediata e più di facile comprensione. Detto che comunque non so come potervi descrivere una sostanziale differenza tra un vino che prende 84 punti e un vino che ne prende 83. Ecco, sono sfumature che se all'interno di una scala, ad esempio come quella di Onav, sono facilmente o comunque più facilmente individuabili, perché i 100 punti sono dati dalla somma di diversi punteggi e quindi si può andare a vedere dove il vino rispetto a un altro ha preso il punto in più o il punto in meno. Ma quando vi trovate il voto ad esempio del Robert Parker di turno o del Wine Spectator, è chiaro che lì non avete la tabella completa dei voti e quindi è difficile effettivamente capire perché quel vino ha preso 83 e quel vino ha preso 85. Ecco, quindi è per questo che nella realtà poi forse il voto anche su base 100 si permette di discriminare, ma solamente se dietro ho sotto mano la scheda completa di valutazione, dove vado effettivamente a vedere dove si è generata la differenza. Infine arriviamo ai voti che magari trovate anche questi spesso sulle bottiglie, che sono ad esempio, non so, i tre bicchieri del Gambero Rosso, ma magari sì, altre valutazioni fatte con le stelle, tipo quelle date agli hotel, possono essere su base 5, base 3, base, insomma, basi a varia natura. Ecco, qui secondo me faccio ad esempio il discorso che riguarda molto ad esempio il Gambero Rosso. Allora, Gambero Rosso nella sua valutazione dei vini parla di edonismo del vino, cioè quanto quel vino appaga il mio piacere. Ecco, quindi questi tre bicchieri, uno, due o tre bicchieri, si dovrebbero tradurre in una sorta di misurazione dell'appagamento che questo vino ci regala. Che dire, anche qui è un criterio opinabile? Sì, è un criterio, diciamo, corretto? Non lo so, nel senso che di fatto se parliamo di edonismo parliamo di piacere personale.
E come ho detto all'inizio della puntata, il piacere personale è proprio perché personale, non è secondo me misurabile né confrontabile. È poco, fra virgolette, oggettivo, cioè quello che può essere buono per me potrebbe non esserlo per un altro, quello che appaga me potrebbe non appagare un altro. Il consiglio che vi do è tenete in considerazione comunque questi punteggi. Allora, dietro ci può essere una dietrologia, faccio una ripetizione ma è funzionale al concetto, dietro ci può essere una qualche dietrologia relativo a ma c'è la cantina che paga, la cantina che cerca di avere visibilità, allora fa in modo che il suo vino sia più o meno ruffiano, più o meno buono, più o meno valutato. Sicuramente questo può darsi che abbia una parte di verità. Sistemi di valutazione in altri ambiti, ad esempio nel mondo della ristorazione, in qualche caso si è visto che sono un po' governati da queste caratteristiche, ma appunto dovete anche pensare il perché nascono queste votazioni. Servono per quello che abbiamo detto prima: persona davanti allo scaffale del supermercato, davanti allo scaffale dell'enoteca, che deve scegliere un vino piuttosto che un altro, senza però conoscerlo, senza averlo mai visto, e solo sulla base delle indicazioni che ha sull'etichetta. Un numero ci aiuta. Se su una bottiglia leggo 98 e sull'altra 89, probabilmente la mia mano va verso il 98 e meno verso l'89. Ecco, poi magari ci si chiede, come ad esempio ho letto su un sito, così facendo un po' di ricerche per questa puntata, come mai un vino che costa 200 euro viene valutato, non so, 98 punti, e poi trovi un vino pagato nel discount a 2,99 euro che viene valutato 95. Ecco, cioè, anche qui, come vedete, insomma, c'è qualche cosa che potrebbe un po' toccare. In realtà tocca ma non tocca, nel senso che se è un discorso di piacevolezza personale, è chiaro che io potrei trovare a pagamento e gusto anche in un vino che costa poco, perché lo ritengo buono, perché lo ritengo valido, e non è detto che vino costoso, come abbiamo detto anche altre volte, sia sempre sinonimo di vino sicuramente buono. Può darsi che voi possiate assaggiare un vino anche molto costoso che non vi piace perché non incontra il vostro gusto. Il voto invece dovrebbe essere il più oggettivo possibile. È chiaro che l'oggettività non ci sarà mai. Tenete conto che c'è una voce, ad esempio anche in ONAV, che è il giudizio complessivo. Quindi un punteggio, normalmente sono 10 punti, che uno può attribuire in aggiunta alla fine della degustazione per dare una sorta di voto che va poi a sommarsi ai 100. Ecco che già lì, con i 10 punti, che di fatto è la tua discrezionalità, puoi un po' correggere un risultato di un vino che magari è carente in alcuni aspetti, oppure ulteriormente premiare un vino che secondo te ti ha regalato delle grandi emozioni. Ecco, come vedete, 10 punti non sono pochi, perché se pensate a un vino che sta a 85, i 10 punti possono essere 95 o possono essere rimanere fermo appunto a 85, quindi non andare sostanzialmente nell'ambito dei vini. Poi è chiaro che un vino che prende 85, credo che almeno nel giudizio complessivo non può prendere meno di determinati punteggi, quindi 7-8 punti comunque li porta a casa. Però ovviamente anche lì, se partiamo un po' più bassi, vino da 80, arrivare a 90 o arrivare a 85-86, ecco che lì cambia molto la sinfonia. Quindi mi raccomando, prendeteli in considerazione, ma sappiate sempre che dietro c'è il gusto personale di una persona che non siete voi. Quindi cercate già magari in mente di farvi una vostra idea dei vostri gusti, magari più che cercare solo il singolo voto, sì, cercatelo, ma andate magari a trovare, anche se trovate delle note di degustazione dove vi viene raccontato i gusti, i sentori, perché magari anche queste vi potrebbero interessare. Se non so, il vino è più fruttato, più tannico, più dolce, più acido, ecco. Andate a cercare anche queste caratteristiche, perché magari anche voi, poi cominciando ad assaggiare, comincerete ad avere la vostra opinione al termine di assaggio, e quindi sarete più facilitati nel trovare la bottiglia che a voi piace. Bene, spero di avervi dato qualche indicazione utile, e come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito.
Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video e condividetelo con i vostri amici, i vostri parenti, i vostri colleghi di lavoro, insomma, con tutti coloro che possono essere interessati a saperne di più sul mondo del vino. Vi lascio come sempre con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.